Salve a tutti, sono Paolo Fiat e oggi siamo qui con questo nuovo pezzo che mi è arrivato. Non è sponsorizzato, anche se vedete la marca dove l'ho comprato, ma vi spiego cosa serve e soprattutto vi spiego perché ho acquistato questo pezzo, ma soprattutto perché l'ho acquistato su internet, ecco, su questa marca. Allora, mi sono messo i guanti per aprirlo. Allora, è della Delix, non faccio sponsor a questa marca, l'ho pagato io, pagato 114 euro, è un attacco a tre punti, è una barra porta attrezzi per il trattore, perché mi serve per attaccare la ratterina del motocoltivatore che ho io. Quindi, adesso lo andiamo a spacchettare tutto quanto, poi vi spiego cos'è. Allora, intanto lo vado ad aprire. Allora, è una barra porta attrezzi, diciamo, quindi al classico attacco per i trattori di categoria 1, per i piccoli trattori di categoria 1. Niente, è una barra porta attrezzi che si possono attaccare tutti gli attrezzi classici da motocoltivatore, quindi piccoli ripuntatori, piccoli assorcatori, piccoli cava patate. Quindi quelle classiche, oppure un assolcatore per il motocoltivatore, ha i suoi 5 fori. Questo è il modello più piccolo che ha la Delix. E basta, ha i suoi fori e poi praticamente non va fatto altro che attaccarci l'aratro. Io dovrò modificare i fori perché il mio aratro è un pochettino diverso, diciamo, un aratro vecchio di un motocoltivatore, del Bertolini, per dire. Quindi in poche parole devo adattarci l'aratro, quindi devo fare i fori diversi, ecco, però quello si fa tutto. Ok. Oh cavoli, qua c'era anche lo scontrino, ho tagliato anche lo scontrino, ma comunque poco importa, tanto l'ho pagato, scontrino della Delix, dove attesta che io ho pagato 114 euro, quello là, qui non vi faccio vedere che ci sono i miei dati di spedizione, e dopo questo qua è uno scotch, qua si apre così. Bello imbustato bene per quello. Non stiamo facendo sponsor a nessuno, ve lo ridico, ma ho acquistato questo perché ho acquistato questo? Allora, perché era quello che costava, era quello secondo me fatto bene che costava meno. Come vi ho detto, costa 114 euro questo, quando da un rivenditore fisico, cioè da un rivenditore qua vicino a me, volevano 200 euro. Ho detto, ma capite anche voi che se si può risparmiare è meglio. Adesso vado a togliere tutto l'involucro, diciamo che lo prendiamo qua. Quindi questo è di categoria 1 per i trattori più piccoli, per i trattori piccoli, pesa 10 kg e vedete ha 1, 2, 3, 4, 5 fori, ha i suoi 5 fori, vedete qui, ci sono i suoi 5 fori che servono per agganciare gli attacchi. Io devo modificare i fori per attaccare il mio aratro del motocoltivatore, poi comunque vedrete in un video ben specifico dove farò la rattura e tutto quanto. Qua ci sono le sue spine, metto con i suoi perni, possiamo decidere se metterli sopra o metterli sotto a seconda delle nostre esigenze. Vedete qua così, tac, questo qui è classico perno con la spina. Comunque poi qua c'è la stessa cosa, uguale identica anche qua, perno e spina, vedete, non potete sbagliarvi, questo è il classico perno con la spina, poi si rimette dentro, ovviamente adesso si rimette dentro qua e così via e si richiude. Adesso ve lo giro, il peso si fa sentire, eccolo là, il peso si fa sentire, vedete, è bello solido, è un bel
è un bel pezzo di ferro bello solido, qualitativamente costruzione tutto, diciamo un bel 7-8 come costruzione. Vedete, adesso vi faccio un piccolo zoom così vedete meglio. Questa è la barra. Niente, qui sui fori, come vi stavo dicendo io, si possono attaccare diversi attrezzi, ovviamente che sono standard. Qui abbiamo un centimetro sulla parte alta di spessore delle lamiere. Qui abbiamo uno scatolato che è 8x8, un scatolato grosso da 3 mm, 4 mm di lamiera, se non mi ricordo bene. Le spine qui sono grosse, belle, robuste, di ferro pieno. Ovviamente le spine sono consumabili, sono i classici consumabili che dopo, ovviamente quando una volta si romperanno le spine si cambiano, ma quello non importa. I perni sono fatti bene, anche le saldature sono ben fatte, diciamo, anche se sono saldature tutte artigianali, ovviamente sono ben fatte. Niente, una classica barra porta attrezzi che ovviamente andremo a usare. Poi vedrete anche il video quando ci attaccherò la ratrino del motovoltiatore che ho, che attaccherò su questi fori qua, e vedrete la rottura dell'orto. Ecco, vi farò vedere la piccola rottura dell'orto, ovviamente quando si asciuga il terreno, che adesso è troppo zuppo. Niente, adesso io lo vado a provare sul trattore, poi ci provo l'aratro, faccio i fori, vado in officina, in un'officina specializzata ovviamente, che mi fanno i fori, mi sistemano i fori dove serve. Niente, da Paolo Fiat è tutto. Vi ho fatto vedere questo, possiamo chiamarlo questo spacchettaggio, questa apertura di questo pacco qui che mi è arrivato. L'ho acquistato, non mi ha sponsorizzato nessuno, però devo dire la verità che per il prezzo che ha è un pezzo di ferro. Adesso il ferro è aumentato come prezzo, anche abbastanza caro, però per il prezzo che ha, diciamo, è ottimo, fatto bene. Dopo ovviamente sono tutte cose ovviamente artigianali queste, che nel caso si dovesse disaldare una saldatura, o si fa la saldatura se uno è capace, o se no si porti in un'officina dove ti fanno una saldatura e il ferro comunque si rimette a posto e ritorna comunque in buono stato. Ecco, il discorso delle rotture su macchinari più importanti, là bisogna valutare bene l'acquisto. Invece su un ferro del genere si può prendere anche quello che costa un po' meno, dopo si può sempre adattare e sistemare, ecco, dietro le nostre esigenze, quello voglio dire. Perché non è che basta andare dal nostro concessionario di fiducia e ti dice: ah, costa 300 euro, 200 euro, bene, compro quello, sono a posto, dicendo. Se dall'altra parte costa meno, ovviamente io sempre ho valutato bene che gli spessori fossero buoni, quindi tutti gli spessori delle lamiere siano buone, e dopo ovviamente le recensioni, anche ho guardato anche le recensioni di quelli che ce l'hanno avuto, di quelli che ce l'hanno, come si sono trovati con questa marca e via dicendo, quindi ho potuto anche acquistare dietro a quello. Ecco, niente, da Paolo Fiat è tutto, alla prossima, al prossimo video, ciao a tutti amici.